oggi e questi 15 giorni un luogo di accoglienza degli atleti. Accoglienza degli atleti, accoglienza di chiunque voglia venire nella nostra città, ed è bella questa concomitanza anche di simboli di accoglienza, perché per me le Universiadi significa sport, significa giovani, cultura, pace, solidarietà, amore, rispetto dell'avversario, colori della pelle molto diverse, 128 paesi, 8.000 atleti, centinaia di migliaia di persone. Quindi Napoli si è fatta trovare pronta, nessuno ci credeva, in 10 mesi i napoletani hanno fatto un lavoro enorme, quindi speriamo che vada tutto bene. Chiaramente ci dobbiamo impegnare tutti a diminuire i disagi in città e fare sì che saranno di gran lunga i vantaggi in questi giorni e poi dopo per quello che rimarrà in città. Un messaggio, diciamo, ai napoletani: ovviamente come in tutte le città c'è qualche disagio per il traffico. Sì, i disagi ci sono, non vorrei fare polemiche adesso perché non sembra, non è il caso. L'avevamo detto che era meglio fare il villaggio da un'altra parte, farlo al porto significa stressare la città, però abbiamo dovuto sopportare anche i capricci durante questo periodo, quindi, però siccome queste sono universiadi di pace, di solidarietà, di amore, di inclusione, di accoglienza, e che nessuno straniero sia per chi viene da 10.000 km da Napoli, anche per chi viene da 50 km da Napoli.